Ciao amici, in Italia i vegani continuano a crescere. Sì, ma io sono rimasto uguale. Siccome i vegani aumentano, purtroppo stanno aumentando anche i cartelli anti-vegani davanti a ristoranti, negozi, fiere. Chi li affigge afferma che si tratta di ironia, di satira, quindi i vegani devono farsi una bella risata. Sono d'accordo, perché il diritto di satira è sacro. Quindi loro mi prendono in giro in quanto vegano e io sfotto loro, così almeno ci divertiamo. Primo cartello. Corso di recupero per vegani. Beh, il corso di recupero si fa quando hai un deficit in una certa materia. Quindi, amico, io faccio il corso di recupero in materia vegana, poi tu fai il corso di recupero in materia grigia. Me lo immagino quando va al corso. Salve, io so quello che ha fatto il cartello corso di recupero per vegani. Posso fare il corso di recupero in materia grigia? Sì, alla sede di Lourdes. Quindi va a Lourdes. Madonna, ti prego, fammi diventare intelligente. Figliolo, per questi miracoli serve un professionista. Aspetta che chiamo mio figlio. Arriva Gesù Cristo in persona. Ciao, ma? Questo è il genio che ha fatto il cartello corso di recupero per vegani? Vuoi diventare intelligente? Sì, ti prego, fammi diventare intelligente. Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Papà, scendi, va! Altro cartello bellissimo. Vegan, io non posso entrare. Beh, il vegano non può entrare, ma sicuramente tu, se vai alla Neuro, non ti fanno più uscire. E per farti forza ti regalano anche una bella camicia. Terza immagine che gira ultimamente sul web è questa. Questo è l'ingresso di un ristorante dove ci sono dei cartelli. Vegano, stammi lontano, noi vi diffamiamo. E poi, come vedete, in basso c'è una statua che probabilmente rappresenta il titolare del locale. Beh, ma per mettere questi cartelli quest'uomo deve essere un uomo intelligentissimo. Questo è uno che quando fa il cruciverba si sdraia e si alza ogni volta che legge orizzontale e verticale. Questo è uno che, se gli dici ammazziamo il tempo, spara l'orologio a cucù. Questo è uno che non chiude il frigo perché non sa dove si spegne la luce. Questo è uno che, se fa sesso con una donna e lei gli dice mi piace che stai sotto, lui scende in cortile. Questo è uno che pensa che sega circolare significa masturbarsi girando in tondo. Amici vegani, quest'uomo ha bisogno di tutto il nostro amore, perché il vegano ama il prossimo. Infatti, quando vedete un ristorante così, dovete entrare e dire: noi siamo 150 e volevamo portarle i nostri soldi, ma abbiamo visto una certa ostilità nei confronti dei vegani, ma noi ti amiamo perché il vegano ama il prossimo. Sì, il prossimo ristorante a cui porteremo i nostri soldi. Ciao caro! Insomma, come diceva qualcuno, qui il problema non è la fuga dei cervelli all'estero, ma sono i deficienti che restano in Italia.